comune del distretto ceramico è formato dai comuni di Fiorano, Formigine, Maranello, Prignano, Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e Palagano. Conta più di 120.000 cittadini, è la terza unione più grande a livello regionale per numero di abitanti. Il ruolo di presidente viene assunto a rotazione per un anno dai sindaci degli 8 comuni che ne fanno parte. Attualmente il presidente è Maria Costi, sindaco di Formigine, il cui mandato scadrà a giugno. Sono conferiti all'interno dell'Unione tutti i servizi sociali che facciamo insieme, i servizi informatici, i servizi e attività produttive, e quindi insomma ci sono dei servizi importanti all'interno dell'Unione. Il grosso del bilancio dell'Unione è appunto fatto dai servizi sociali e si occupa di anziani, disabili, minori, persone in difficoltà, quindi per l'anno 2020 così come per l'anno 2021 penso al bonus spesa oppure al bonus affitti, cioè aiutare i servizi in difficoltà, i centri residenziali, i centri per disabili, piuttosto che l'aiuto alle famiglie dei centri per le famiglie. Per quello che riguarda la parte informatica, l'anno 2020 e anche il 2021 sono stati anni importantissimi perché si è passati allo smart working, si è dovuto attrezzare tutti i comuni dell'Unione affinché le persone potessero lavorare anche da casa, come sta succedendo in questo momento, e quindi poter erogare anche i servizi da casa, piuttosto che lo SPID o i servizi io, pago PA, e quindi in qualche modo la modernizzazione della pubblica amministrazione. Le attività produttive sono un tema importantissimo perché sono le autorizzazioni che vengono rilasciate alle aziende e questo è stato appunto velocizzato rispetto a un inizio che aveva qualche difficoltà nei tempi, perché appunto è chiaro che l'impatto di tanti comuni così anche attivi dal punto di vista del mondo produttivo aveva portato qualche difficoltà. Adesso sono state assunte persone, anche perché l'ufficio personale è stato anche questo conferito all'Unione, quindi c'è una gestione unica di tutti i comuni, quindi un grande lavoro fatto insieme, dobbiamo continuare su questa strada.